Anche se virtuale, voglio approfittare di questa piazza pubblica per esprimere tutta la mia solidarietà nei confronti dello scrittore De Luca e di tutti coloro che si ritrovano condannati per aver espresso il proprio dissenso nei confronti della TAV. Lo faccio prendendo a prestito alcune parole dello scrittore tratte dal suo ultimo libro, La parola contraria, edito Feltrinelli, uscito nelle librerie credo il 14 di gennaio. Oggi la mia parola intralcia il malaffare dei lavori pubblici in Val di Susa. Domani potrà fare di più. Insieme alla linea TAV in Val di Susa si potrà sabotare la volontà di censura. In margine al diritto di parola contraria, desidero scrivere che per me si tratta di dovere. Se non lo facessi, se per convenienza tacessi, badando ai fatti miei, mi si guasterebbero le parole in bocca. Il mio vocabolario di scrittore si ammalerebbe di reticenza, di censura. Perderei la bella compagnia che la scrittura mi tiene dalla remota età del primo raccontino. Per me, da scrittore e da cittadino, la parola contraria è un dovere, prima di essere un diritto. Torto. Non sto subendo un torto che riguarda un comportamento scorretto tra privati. Un torto lo può fare un automobilista o un incrocio. Sto subendo un abuso di potere da parte della pubblica accusa che vuole impedire, dunque sabotare, il mio diritto di manifestazione verbale. Sto subendo un processo per questo e non lo sgarbo di un estraneo. Se condannato, la pena varia da 1 a 5 anni. Anche nel peggiore dei casi non mi dichiaro vittima. In questa faccenda non sono un malcapitato, non mi è caduta una tegola in testa mentre camminavo. Sono al contrario testimone e parte in causa di un guasto arrecato alla mia libertà costituzionale garantita dall'articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ho espresso la mia opinione e vogliono condannarmi per questo. Vittima, per ora, è l'articolo 21 della Costituzione italiana. Sono e resterò, anche se condannato, testimone di sabotaggio, cioè di intralcio, di ostacolo, di impedimento della libertà di parola contraria. Ora, anche se facile in questa forma, ci tengo comunque a dire che queste sono anche parole mie e che lo scrittore non me ne voglia troppo.